Siamo andati a vedere un museo, sapete che ogni tanto girovaghiamo tra i piccoli musei italiani, e siamo andati a vedere Raffaele Manco, un museo delle uova dipinte, molto carino, in atmosfera. Ogni uovo c'ha una sua storia. Ci troviamo a Civitella del Lago, all'interno del Museo dell'Uovo Pinto, che si trova nella provincia di Terni. Il museo nasce nel 2005 ed è frutto di un concorso artistico che si muove intorno agli anni Ottanta. Il concorso in sostanza promuove un'antica tradizione che era quella della bollitura delle uova durante il periodo pasquale. Le nostre nonne e bisnonne bollivano le uova con elementi naturali tipo spinaci, cipolla rossa. Questo permetteva al guscio di colorarsi durante la bollitura. Ce ne sono talmente tante nel museo, qui ce ne abbiamo circa 500. Le opere esposte nel nostro museo sono tutte uova vere, d'origine animale, svuotate del loro contenuto. Dall'uovo di struzzo, che è il formato più grande, uovo d'oca, cigno, papera, paglia, piccione e il formato più piccolo che è un uovo di diamantino, un uccellino simile a un canarino. I bambini apprezzano tantissimo la decorazione delle uova. Organizziamo dei laboratori, riunendoci spesso nei pomeriggi per queste attività. Si creano dei momenti fondamentali per una vita di paese come la nostra, che accoglie 400 persone. Viene spesso riprodotta infatti la maternità, perché l'uovo è considerato l'origine. Dal carcere ci arrivano anche opere di ragazzi che hanno del tempo, riproducono sull'uovo delle opere e degli spazi, delle idee, dei sogni a livello minuziosissimo. A volte si tratta di problematiche personali, la rappresentazione che dietro a ogni opera c'è una storia vera. Io sono cresciuta quasi con il concorso e i miei figli e le generazioni a seguire ormai hanno nel DNA l'uovo, quindi ci scorre nel sangue l'uovo.